È sempre difficile introdurre un'istituzione, dato che, come in questo caso, lei la conoscete già tutti. Bastano pochissimi indizi, compatta fuori, fari circolari davanti e bandiera inglese a LED all'interno di quelli dietro. Non può che essere una Mini Cooper. Questa è la quarta generazione della piccola anglo tedesca, che si evolve tanto non solo da un punto di vista estetico fuori, ma anche dentro, dove spicca un nuovo schermo LED circolare da cui si possono fare un sacco di cose che tra poco vi faccio vedere. Ci sono poi diverse novità anche sotto il cofano. Questa è la Cooper S da oltre 200 cavalli, scopriamola insieme in questo perché comprarla, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando anche la campanella. Fuori com'è? Mini nel nome e di fatto, dato che questa nuova generazione rimane fedele alle dimensioni della precedente, anzi, ad essere precisi, è addirittura più corta di un centimetro. È lunga meno di 3,90 m, larga quasi 1,75 m e alta 1,45 m. Le novità rispetto al passato sono tante e evidenti, non solo nel design ma anche nel nome, dato che ora con Cooper ci si riferisce al modello e non più alla motorizzazione. Partendo dal frontale, il paraurti è stato ridisegnato, così come la nuova griglia. I fari a LED poi hanno una firma luminosa inedita e sono più grandi. Gruppi ottici protagonisti dell'aggiornamento anche dietro, adesso sono più piccoli e composti da una serie di sezioni OLED che permettono di personalizzarne la firma e sono collegati idealmente da una fascia più scura centrale, dove corre per lungo anche il naming dell'auto. Questa, come avrete intuito, è una Cooper S, versione che per la prima volta rinuncia a quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi tratti distintivi, gli scarichi posteriori e la presa d'aria sul cofano. E dentro? L'abitabilità non è il suo punto forte, davanti si viaggia comodi, dietro invece si sta stretti. Lo stesso discorso poi vale anche per il bagagliaio, che con 210 litri di capacità minima è abbastanza piccolo. Il piano è regolabile su due livelli, con la paratia che ad incastro rimane alzata da sola. Sotto entra la piccola cappelliera quando la si toglie, ma peccato che per la gestione del carico non ci siano né ganci né anelli. Si possono però abbattere gli schienali posteriori in configurazione 60-40, nonostante l'auto dietro abbia solo due sedili essendo omologata per 4. Accomodarsi in seconda fila obbliga a qualche contorsionismo, considerando il tetto basso e le tre porte, con i due posti che sono piuttosto stretti. Considerate che io supero il 1,90 m e questa è la situazione per ginocchia e testa. Qui a disposizione non ci sono prese di ricarica o bocchette dell'aria, ma ci sta considerando la categoria dell'auto, ma solo un portabicchiere. È fatta bene? Da sempre le Mini si apprezzano perché sono belle da guidare e fatte bene. Questa nuova Cooper continua la tradizione portandola ad un livello superiore, con gli elementi classici che sono stati rivisitati in chiave moderna. Le iconiche forme circolari si ritrovano anche qui, con il grande schermo, di cui però vi parlerò tra pochissimo, che attira subito l'attenzione. Sotto c'è una piccola plancia con una serie di levette, le due laterali sono il cambio e il selettore delle modalità di guida, mentre al centro ce n'è un'altra che, ruotandola esattamente come se fosse una chiave, mette in moto l'auto. La cura al dettaglio è evidente, gli assemblaggi sono solidi e la maggior parte dei materiali piacevole al tatto, eccezion fatta per i rivestimenti più in basso in plastica. Lo spostamento della leva del cambio dal tunnel ha permesso di guadagnare più spazio per i portaoggetti. Nella parte bassa della console c'è la piastra per ricaricare il telefono di induzione, vicino a due portabicchieri, mentre al centro del tunnel una sorta di contenitore con coperchio che sostituisce il vano sotto al bracciolo. Sempre qui in basso, ecco, due prese USB di tipo C e una 12V. Per finire, il cassetto davanti al sedile del passeggero è nella media, così come le tasche delle portiere. Come funziona l'infotainment? Il protagonista di questa nuova Mini è il bellissimo schermo OLED centrale circolare, che ha una diagonale di 24 cm, circa 9,4 pollici. La risoluzione è altissima, la grafica colorata e il software aggiornabile over the air, compatibile non solo con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, ma anche con una serie di applicazioni scaricabili di gaming e intrattenimento. Il sistema è molto fluido e da qui si gestisce praticamente tutto, dalla navigazione agli ADAS passando per la climatizzazione, ma bisogna prendersi del tempo per farci l'abitudine perché i sottomenu sono tanti e non sempre facili da raggiungere. A seconda della modalità di guida cambia anche lo stile grafico, con i layout e i font che possono ricordare l'essenzialità di un go-kart o la strumentazione delle Mini del passato. Se ho dei bambini? L'altezza da terra è ridotta e le tre porte rendono scomoda la manovra di inserimento e aggancio del seggiolino, anche se gli attacchi ISOFIX si trovano subito. Uno grande come il nostro, per esempio, non entra, ma si possono sfruttare i comodi agganci che ci sono sul sedile anteriore del passeggero. Scegliendo tra gli optional il tetto panoramico apribile, poi si rende l'abitacolo più luminoso e così si riduce l'effetto claustrofobia dovuto ai finestrini posteriori oscurati che non possono essere aperti. Dietro gli schienali non ci sono tasche e nel bagagliaio il nostro passeggino pieghevole, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra solo poggiato sul fianco. Com'è da guidare?
Un aspetto che mi è piaciuto fin da subito di questa Mini Cooper è la lunghezza, dato che con meno di 3,90 m muoversi in città è una goduria. E pensate che questa generazione rispetto a quella precedente è più corta di un centimetro, cosa ormai rarissima per un nuovo modello. Si trova quindi benissimo tra un semaforo e l'altro e anche nelle stradine strette, dato che il raggio di sterzata è ottimo, è tanto agile e poi si parcheggia ovunque grazie ai sensori perimetrali e al sistema di telecamere a 360 gradi che ha un'ottima risoluzione. Anche la visibilità è buona ed è un attimo prenderci la mano con gli ingombri. Basta accomodarsi al posto guida per rendersi conto che questa Cooper è comoda ma anche sportiva, con la posizione che ha tantissime diverse regolazioni per venire incontro alle diverse esigenze. Il sedile è morbido e avvolgente e insieme al volante ha un'ampia escursione in tutte le direzioni. È una macchina leggera che ci si sente cucita addosso e che si guida molto bene grazie alla taratura ad hoc di diversi elementi, con queste mappe che poi possono essere anche modificate o personalizzate intervenendo direttamente sulle modalità di guida attraverso il selettore qui in basso sulla plancia. Lo sterzo ha un bel diametro, giusto la corona del volante è un po' massiccia per i miei gusti, ma a livello di comando mi è piaciuto perché è leggero ma preciso e anche abbastanza diretto. Non ha praticamente vuoti al centro e rende l'auto molto reattiva in inserimento curva, affiancato da un assetto solido che risponde sempre presente nel migliore dei modi. La macchina è bella piantata in curva e restituisce sempre una sensazione di sicurezza con rollio e beccheggio che sono ben contenuti. Giusto in città meglio evitare le buche più profonde perché, come avrete capito, le sospensioni sono piuttosto rigide. Gran parte del divertimento però passa dal motore e dal cambio. Questa Cooper S è spinta da un 2000 a benzina a 4 cilindri da 204 cavalli e 300 Nm di coppia, gestiti alla grande, secondo me, da un automatico a 7 rapporti che è impercettibile nell'intervento e che sa essere sia fluidissimo che incisivo a seconda delle diverse situazioni. Peccato che su questa versione, che non è in allestimento John Cooper Works, non ci siano i paddle qui dietro il volante che secondo me l'avrebbero resa ancora più divertente. Ho avuto modo di fare parecchi chilometri con questa Mini e devo ammettere che in viaggio mi ha stupito. È comoda per due persone ed è anche molto ben insonorizzata. Se andate delicati sul gas, il rumore del motore non si sente proprio e lo stesso discorso vale per i frusci aerodinamici e il rotolamento delle gomme anche quando la velocità aumenta. Quanto consuma? In città abbiamo percorso 13,5 km con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice si sta sui 15, mentre in extraurbano si superano i 17. Il tutto per una media di poco più di 15 km al litro, corrispondono a circa 6,6 litri ogni 100 km. E la sicurezza? La Mini Cooper 2024 non è stata ancora valutata dall'Euro NCAP, per cui rimanete sintonizzati sul sito di motorone.com per saperne di più su quando usciranno i risultati relativi alla sicurezza degli occupanti adulti, dei bambini, dei pedoni e sull'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. Per quanto riguarda gli ADAS, la dotazione della Cooper è completa, perché di serie c'è già praticamente tutto. I sistemi si attivano dai tasti sulla razza sinistra del volante e oltre ad essere molto intuitivi da usare, sono anche perfetti nell'intervento. In particolare mi è piaciuta la sinergia tra il cruise adattivo e il mantenitore attivo della corsia, perché riescono a far viaggiare l'auto esattamente al centro delle linee. Ci sono poi anche i fari a LED adattivi che fanno tantissima luce. Quanto costa? La Mini Cooper ha un prezzo di listino che parte da circa 29.000 euro per la 1.500 a benzina, 3 cilindri da 156 cavalli in allestimento base Essential. Per la Cooper S da 204 se ne devono mettere in conto almeno 32.000, poco meno della versione elettrica di base. Per quanto riguarda gli allestimenti ce ne sono 4, con una differenza di circa 8.000 euro tra il primo e il top di gamma. Per avere un termine di paragone, questa Cooper S che vedete nelle immagini in allestimento Favored e molto ben accessoriata tocca i 42.000 euro. Volendo si può avere anche a 5 porte a 1000 euro in più. Accessori consigliati? La dotazione di partenza è di buon livello e convince la nuova strategia di Mini, che ha eliminato gli optional singoli raccogliendoli tutti in pacchetti che richiamano nel nome le taglie del mondo dell'abbigliamento. Come allestimento l'intermedio Favored è un buon compromesso, dato che aggiunge elementi estetici più accattivanti alle dotazioni principali. Si può optare poi per il pacchetto M, con il tetto panoramico in vetro, l'accesso keyless e i fari a LED. Per quanto riguarda la motorizzazione, il 1.500 da 156 cavalli è un buon compromesso tra prestazioni e costi di gestione. Difetti?
È vero che le dimensioni esterne sono quelle che sono, ma lo spazio dietro è appena sufficiente anche per due bambini. Il bagagliaio poi è piccolo, sotto le alette parasole non ci sono luci di cortesia e per finire l'infotainment è tanto accattivante esteticamente quanto poco intuitivo da utilizzare. Prima di prenderci la mano bisogna fare parecchia pratica. Quali sono le alternative? Non è facile trovare le rivali della Mini Cooper perché si tratta di un modello che nel corso degli anni ha sempre giocato un po' una partita a sé. Prendendo come riferimento la Cooper S, le avversarie più accreditate sono la Abarth 500, l'Audi A1 e perché no anche la Volkswagen Polo GT. C'è poi anche la Toyota Yaris GR, che però è più potente e costa di più. Voi tra tutte queste quale prendereste? Fatecelo sapere nei commenti. La Mini è da sempre un punto di riferimento per design e piacere di guida e questa nuova generazione ne porta avanti egregiamente la tradizione. L'estetica è soggettiva, ma è indubbio che questo stile classico e iconico rivisitato in chiave moderna sia la carta vincente per poter fare bene sul mercato. Da fuori è subito riconoscibile, dentro super tecnologica e a livello dinamico stampa sempre un sorriso sulle labbra. È l'auto giusta al massimo per una coppia o come seconda auto da città, comoda, divertente e fatta benissimo.